Salve di nuovo, abbiamo con noi ospite a Televive oggi Yanga Bungal, che è l'organizzatore e il direttore di JYC Europe, Generation of Youth for Christ in Europa. Benvenuto Yan, welcome Yan. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, parli italiano? Un poco. You've been already in Italy visiting us in Milan, and now tell us something more about JYC Europe, how it started and what is the purpose for? JYC is a Generation of Youth for Christ. It's a grassroots movement of young people with passion for preaching the three angels message to the people of the world in our generation. Generation of Youth for Christ sarebbe generazione di giovani per Cristo. JYC Europe è un movimento di giovani che dal basso verso l'alto crescono e cercano di divulgare il messaggio dei tre angeli per evangelizzare l'Europa. Anything else you want to say about that? How it started? Well, null'altro che ci vuoi dire, come è cominciato? GYC started in the United States in 2002. Il GYC è iniziato negli Stati Uniti nel 2002. And in their first conference they had only a few hundred people. E nelle prime primi congressi che hanno organizzato avevano solo qualche centinaio di giovani. And now it has grown to about 7,000 people. E ora è cresciuto fino a diventare un gruppo di circa 7,000 giovani. But you see, GYC is generally young people with this passion. If you have this passion for the Adventist message, for the three angels message to the young people in this generation, you are GYC. E in effetti JYC è semplicemente un gruppo di giovani che ha passione per il messaggio avventista di questi ultimi tempi. Se tu hai questa passione per la proclamazione del messaggio avventista, allora tu fai parte di JYC. People often wonder and ask this question, how can I join JYC? Spesso le persone mi chiedono come posso unirmi al JYC, come faccio a far parte di JYC? You cannot join JYC if you are already part of JYC. Non puoi unirti a JYC se non fai già parte del JYC. And so we gather at a forum like this simply to network, to support, to be revived, to be reformed and be mobilized as we are trained. E quindi noi ci riuniamo in riunioni, in congressi come questo, semplicemente per aiutarci a motivarci, supportarci, collegarci, fare una rete, ravvivarci spiritualmente, essere riformati dalle predicazioni, dalla parola di Dio che viene predicata e quindi essere ancora più motivati ad andare a predicare questo messaggio. And so I am sure that in a place such as Italy, God has a group of young people with such passion. E sono sicuro che in un posto come in Italia Dio ha un gruppo di giovani con lo stesso tipo di passione per questo messaggio. And our prayer is. E la nostra preghiera è. Is that you can be part. Che voi possiate essere parte. Of this global movement of young people. Di questo movimento globale di giovani. So I invite you to whenever there's another event such as this. E quindi vi voglio invitare quando ci sarà un altro evento come questo. Wherever it may be. E dovunque potrà essere, in qualunque posto lo realizzeremo. If the opportunity and the resources allow. Se le opportunità e le risorse finanziarie anche ve lo permettono. Come. Di venire. And you will be changed. E sarete cambiati da questa esperienza. Because the spirit in which guided us through the words of the scripture. Perché lo spirito che ci ha guidato attraverso la parola di Dio e le scritture is the same spirit that guides JYC. È lo stesso spirito che guida il movimento di JYC. God bless you and keep you. Che Dio vi possa benedire e vi possa conservare. Until we meet. Fino a quando ci incontreremo di persona. In this earthly place, e se non sarà su questa terra, at the JYC convention in heaven. Alla grande congresso del JYC in cielo. Amen. Amen. Grazie. Grazie mille. Sì, benissimo. Ti ringrazio. All right. You see? There's no, you didn't have to ask. It's natural. Yes, it's fine. Ringraziamo Yanga Bungal che adesso è impegnato, deve tornare a dirigere e a organizzare il lavoro e alla prossima.